sì, in realtà è vero che il comune di Penna Sant'Andrea, ma in realtà è l'albergo degli compagni che ospita il Teramo Calcio. Per noi è un grande motivo d'orgoglio che il Teramo Calcio, che il presidente Campitelli insieme al suo staff abbia scelto il nostro territorio per il ritiro. Ricordiamo che il Teramo Calcio sarà qui per 3 settimane e senz'altro noi che confiniamo con Teramo siamo orgogliosi di questo. Sarà un motivo di più per tifare sempre con più forza Teramo, perché sappiamo che Teramo è, diciamo, per noi rappresenta l'eccellenza, perché è la squadra che più volte è stata anche vicina alla Serie B. Spero che anche quest'anno, che Penna Sant'Andrea possa portare fortuna, che il Teramo possa disputare un campionato all'altezza della sua fama, all'altezza delle sue tradizioni. Perché devi sapere che il presidente Campitelli è una persona molto scaramantica, e dovesse andare bene le cose, insomma, potrebbe diventare una sede fissa questa. Speriamo in questo, di ospitare il Teramo Calcio per almeno i prossimi 20-30 anni. Questo significherà che Teramo riuscirà a fare quel passo in più che aspetta tanto tempo, che la storia del Teramo Calcio aspetta tanto tempo. Le località che ospitano poi le società, le squadre nei ritiri, anche motivo di visibilità, no? Entrare un po' nel circuito mediatico anche legato allo sport. Beh sì, senz'altro questo sarà importante per far conoscere a tanti il comune di Penna Sant'Andrea, che ha delle eccellenze, perché qui siamo nella frazione Valvomano, che è la capitale del commercio, uno snodo viario importantissimo, ma a 5 km qui c'è il centro storico di Penna Sant'Andrea, a 7 km c'è la riserva naturale, che senz'altro può essere un attrattore turistico per chi volesse visitare il nostro paese.